Allora, eccoci qua ragazze. Prima di cominciare, volevo dirvi che questi washi tape che ho non li ho acquistati solo sui vari negozi Etsy, ma anche durante le fiere sullo scrapbooking a cui sono stata, alcuni da Tiger e alcuni in un negozio vicino casa mia. Ma iniziamo subito proprio con quelli di Tiger. Sono quelli appunto sottili sottili che sono molto carini e ho anche vedete dei doppioni, però li trovo comunque carini e soprattutto super economici e quindi li ho acquistati. E volevo dirvi che questo contenitorino, come quegli altri che presto vi farò vedere, che io trovo comodissimi per appunto mettere in ordine tutti i washi tape, li ho presi su Amazon e vi metterò il link giù nell'info box. Allora, abbiamo questi due set. Sono washi tape, però non sono in carta di riso, sono lucidi e sono proprio come lo scotch. Infatti, questi se li attaccate, li volete staccare e riattaccare, non ci riuscirete. Allora, sono questi due con il panda. Sono carini, questo rosa e questo giallo, che trovo veramente deliziosi. Poi ho questi due con queste figure giapponesi di cui mi sfugge sinceramente adesso il nome, però che insomma mi piacciono tantissimo, sono molto carini. Poi, sempre di questi lucidi, ho anche questi altri due set, che sono questi due con le scritte colorate e i micini. Perché lo sapete, la mia passione per i gatti, e quindi non potevo non prenderli. E anche questi sono con i gattini, quindi questo con questi colori pastello chiari molto carini, questo qua sempre con i micini. Questi sono quelli che vi ho fatto vedere nel video in cui vi mostravo appunto il planner della Me and My Big Idea della Create 365 e sono della linea Peony Floral come il planner che appunto ho comprato e vi lascio giù nell'info box il link appunto al video e sono veramente molto carini. Poi ho comprato in uno dei tanti negozi Etsy questo set qui di questi washi tape di tutti i colori, dai toni più chiari a quelli intermedi e quelli più insomma caldi e accesi. E li trovo molto molto comodi soprattutto per decorare la mia Erin Condren. Ho questi due di Hello Kitty, uno con lo sfondo rosso e l'altro con lo sfondo bianco, perché comunque mi piace Hello Kitty. Ho comprato questi due e questi penso sempre sì da Scrappy Teasy, insomma sono natalizi con la scritta Merry Christmas e le stelline. Poi continuiamo con quelli sfusi e troviamo questi qui che sono bellissimi. Allora, questo è sempre natalizio e questo mi sembra sempre che l'ho comprato da Scrappy Teasy, e quindi lo mettiamo qui. E poi ho comprato questi qui. Qua ci sono gli uccellini nelle varie gabbiette che sono molto carini e questo invece con i profili delle donne, insomma in stile vintage, molto 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 carini. E questo è invece con le chiavi ed è molto carino anche questo. Poi proseguiamo e abbiamo questi. Questo con i tasti del pianoforte che è bello, molto molto bello.
Poi abbiamo questo con i ventagli, quindi molto giapponese, carino. Questo anche con altre chiavi su sfondo nero, mentre appunto questo su sfondo bianco. E poi abbiamo quello con il motivo della pellicola. Poi ho questi qui. Allora, questi sono bellissimi, è uno dei miei preferiti con i gattini fatti in questa maniera, sono veramente, veramente bellissimi. Poi ho questo sfondo nero e fiorellino, insomma arancio con le foglie verdi, molto carino anche questo. Questo un po' scuretto, ma comunque carino nel suo piccolo, sfondo nero con queste rose, insomma, rosse fucsia. E poi ho questo legato alla cucina e quindi con piatti, posate, molto carino. E questo qui che l'ho trovato in un negozio Etsy, che è molto carino, io lo adoro perché ci sono le kokeshi, che mi piacciono moltissimo queste bamboline giapponesi. Sono molto 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 carine. Poi ho questi qui. Allora, questi due sono identici e sono con le zampine, diciamo quasi identici, cambia solo leggermente il colore dello sfondo. Questo è più scuro, più nero, questo è un po' più diciamo un grigio scuro tortora. E queste sono quelle zampine, che sono anche questi molto carini, mi piacevano troppo. Poi ho questi due, questo con le stelline, questo sono quasi sicura di averlo preso da Scrappy Teasy e questo non mi ricordo. Comunque, ragazzi, vi metto tutti i link giù nell'info box. E questo è con il cane, la Kita Inu, cuccioletto, carino. E poi abbiamo questa scatolina qui che contiene praticamente tutti i miei washi tape più sottili, a partire da questi che sono i più sottili che ho, anzi, i più sottili che ho sono questi due che vi ho fatto vedere in un altro video haul scrapposo della Little B, e vi lascio sempre il link giù nell'info box. E sono molto molto carini. Il primo con le note musicali, e il secondo con il motivo piedipollo bianco e nero. E poi ho questi qui che sono praticamente tutti natalizi. E poi abbiamo questi qui, che sono sempre insomma più piccoli del washi tape normale, e sono anche loro molto carini e mi piacciono tanto quelli più piccoli, insomma. Poi abbiamo questo contenitore qui più grande, e ripeto, molto comodo perché metto bene tutti i miei washi tape. E nel primo scomparto ho messo tutti i miei washi tape sui toni del rosa e del fucsia. Uno tra i miei preferiti è questo qui, che ha questi fiori a forma di cuoricino. Questo sicuramente con le labbra, questo con le farfalle, insomma, sono tutti molto molto carini. Nel secondo scomparto troviamo ancora qualche washi tape sui toni del fucsia e del rosso, e tra questi qui il mio preferito è questo, sempre molto stile insomma giapponese, molto carino. E poi ho quelli più grandi, e questi tre sono della Little B, comprati alla fiera del mondo creativo a Bologna, e questi qui in un negozio vicino casa mia. Marilyn non poteva mancare,
insomma, questi fiori non potevano mancare e soprattutto questi qui li trovo perfetti per decorare il mio planner di Heidi Swap. Nell'ultimo scomparto troviamo altri washi tape sempre grandi, più uno mi era avanzato e l'ho messo qui. Carino, molto diciamo quasi primaverile pasquale. E poi questi che sono comunque molto belli, soprattutto il mio preferito è questo, e anche questo con le farfalle, ma anche questo con la carta, insomma, geografica. Insomma, li trovo molto molto belli. Ecco, vi faccio vedere l'ultimo scomparto dove insomma ho qualche chicca. Allora, tra cui questo qui, questo washi tape della rosa di Versailles di Lady Oscar, che mi piace tantissimo. Poi ho questi quattro washi tape, volevo far vedere da più vicino perché sono molto carini, e sono questi qui di My Melody. Sono veramente veramente carini e li uso pochissimo perché non voglio sprecarli. C'è My Melody qui e anche su questo qui. Poi ho questi qui con i gattini che sono veramente carini, sono insieme all'altro dei micetti, insomma i miei washi tape preferiti. E poi ho questi tre della Magica Creamy, anche questi sono proprio carini carini carini, insomma non riesco ad utilizzarli spesso perché proprio sono talmente carini che non voglio comunque usarli. E poi questi con i macarons e le farfalle. Poi, nel secondo scomparto, troviamo i miei washi tape sempre un po' sul rosa, violetto, lilla e anche questo insomma che è blu, e troviamo quelli più a tinta unita. Mi piace moltissimo questo qui, anche questo è molto carino. E poi troviamo l'ultimo scomparto con washi tape azzurrini, verdini, insomma anche qualcosa di rosa, fucsia. E mi piace tantissimo anche questo con i pellicani. E anche questo rosa con i cuoricini. Anche questo è molto delizioso. E quindi questi sono tutti i miei washi tape. Ripeto, questi contenitori sono molto comodi, diciamo che in un contenitore ci vanno all'incirca 13 washi tape, insomma ce l'avete subito a colpo d'occhio, in ordine, e lo trovo appunto molto, molto comodo. Spero che questo video in più rispetto al solito vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo, e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte.